I giovani al centro della festa della Repubblica a Robecco sul Naviglio e le celebrazioni per il 2 giugno hanno visto la consegna delle costituzioni ai neo diciottenni del paese, con il laboratorio musicale Daniele Maffeis e i suoi ragazzi musicisti a fare da sfondo alla cerimonia all'insegna delle arti musicali, pittoriche e fotografiche. Dopo l'evento della mattinata di giovedì, infatti, sono state inaugurate, sempre dall'amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, delle mostre pittoriche e fotografiche. Ci sembrava chiaramente importante ricordare la ricorrenza della festa della Repubblica, oggi più che mai a fronte di una guerra che incombe e che ci ha preoccupato, ma che ha visto comunque la comunità di Robecco unita e coesa nell'accoglienza. Io credo che oggi sia l'opportunità per me per ringraziare tutte quelle persone che la Costituzione l'hanno messa in pratica, perché io credo che il valore più importante della nostra Costituzione sia l'umanità sulla quale si fonda, e Robecco da sempre si contraddistingue per questo aspetto, per cui questo momento vuole essere un momento di ringraziamento per chi ha aperto le sue case alle persone che stavano vivendo un momento difficile nonostante la pandemia che avevamo appena trascorso e che ci aveva messo in difficoltà. Quest'anno abbiamo voluto poi aggiungere un'altra cosa molto importante, quella di consegnare la Costituzione ai nostri neodiciottenni. Perché? Perché vorremmo che questa umanità, che è dentro un po' il DNA della comunità di Robecco, continuasse nella storia attraverso i nostri ragazzi. Per cui oggi anche questo momento importante dove si legge nella Costituzione il valore aggiunto della solidarietà, dell'umanità, della pace e soprattutto il desiderio, come i nostri padri costituenti, di regalare al futuro un mondo migliore.